maschera, aeratore e pinne. Prima di ogni immersione, verificate che il cinghiolo e il facciale della maschera non abbiano segni di usura o tagli e che i sistemi di regolazione siano integri. Se perdete la maschera in immersione, dovete semplicemente attendere che il compagno la raccolga e ve la riporti. Se il compagno è lontano, potete cercare la maschera da soli. Se siete vicino al fondo, la maschera si troverà sotto le pinne o poco lontano. Per migliorare la visione, mettete le mani a cupola sulla fronte e inclinate il capo verso il basso. Parte dell'aria che espirate rimarrà intrappolata dalle mani, formando una bolla, attraverso la quale vedrete meglio. Se il cinghiolo a rompersi, tenete la maschera in posizione con una mano. Le pinne devono essere della giusta misura, in rapporto al piede e al tipo di calzare. Se sono troppo strette, possono ostacolare la circolazione del sangue nel piede. In questo caso, la ridotta ossigenazione locale favorisce durante il nuoto l'insorgenza di crampi, che coinvolgono la pianta del piede o il polpaccio. Per eliminare un crampo, ricordate di allungare il muscolo molto lentamente, di mantenere la massima estensione per 10-15 secondi e di rilasciarla gradualmente. Indossando pinne larghe si diminuisce l'efficienza e si corre il rischio di perderle. Nuotare con l'unica pinna rimanente, come avete imparato nel corso Open Water Diver PSS, può essere faticoso e portare all'affanno sulle lunghe distanze. Prima di ogni immersione, controllate sempre l'integrità dei cinghioli e dei loro sistemi di regolazione e blocco. Se uno presenta segni di usura, sostituitelo subito.